Ah, c'est bon.
ci sono dei posti davanti. Bambini, c'è posto davanti. Avete ancora dei posti, così vi sedete tutti. Venite avanti bambini, che c'è posto, su davanti, veloci, che c'è ancora qualche posto. Cioè, può sedersi anche lei tranquillamente, ci sono dei posti davanti, guarda che ci sono dei posti. Bene, ma mi sono accorto di una cosa mentre stavo guardando. Mi sono accorto di una cosa, che manca qualcuno, ma qualcuno che c'era prima. Chi manca? I magi ci sono, eccoli là, li abbiamo fatti accomodare. Chi manca? Manca, e dove sono finiti? Abbiamo perso Gesù Bambino? Ma come facciamo? Ma quello vero? Dov'è? E io non lo so più, è sparito, eh. Era lì fuori quando siete arrivati, era lì dietro a voi, era prima dei Re Magi. Re Magi, avete visto voi dove è andato? No, neanche i Re Magi dicono. Ascolta, allora, facciamo una roba. Mi stanno dicendo che c'è una specie di sorpresa, non lo so. Io adesso mi metto anch'io seduto perché voglio vedere anch'io che cosa succede. Perché mi dicono che non so che cosa sia successo con la Madonna e il bambino. Adesso però mi dicono che sono pronti, quindi io adesso lascio la parola a quelli che mi hanno fatto segno. Francesco, se continua così mi sa che stasera
verrà pochissima gente. No, verranno. E secondo me saranno anche in tanti. A proposito, ieri sera, dopo la compieta, ho riletto quel brano di Vangelo che parla della nascita di Gesù, quello raccontato da Matteo. È breve, molto breve, ma è bellissimo. E ho avuto un'idea. Leone, ci ho pensato tutta la notte. Siamo fritti. Quando dice... Mi è venuta un'idea! C'è da preoccuparsi. Cosa dicevi? No, niente, niente. Sono solo ansioso di capire che idea ti è venuta. E così, fra Leone, Greccio, per una notte, diverrà Betlemme. E poi... Sì, sì. Una cosa da niente, alla calma, testo. Fra Guido, fra Giovanni, venite! Disastro! Disastro! Cosa è successo? Qualcuno sta male? Io sto male! Come? Vabbè, venite qua, sapete che cosa vuol fare il nostro caro Francesco? Lui? Sì, lui. Vorrebbe rappresentare la nascita di Gesù con delle persone viventi, no? Ma dico, non ce la faremo mai! E vorrebbe anche farlo subito! Ma pensate, ma ditelo anche voi di usare il racconto dei Vangeli, ma come abbiamo sempre fatto, dai! Ma certo che ha sempre fatto così, ma... Però, secondo me, Francesco, questa volta hai avuto proprio una bella idea. Farà molto sulla gente. Bravo Guido. Certo, non abbiamo neanche la capanna. E qui non ci sono neanche le grotte. No. Questo non è un problema. La capanna, caro mio, c'è. Il luogo nel quale Gesù nasce di giorno? Sì? Ah, la chiesa! La chiesa! Come abbiamo fatto a non pensarci prima? La chiesa è al suo tempo. Ma pensa un po', quando ti ricapiterà mai un'occasione come questa? Pensa! Essere il cronista della prima rappresentazione del Natale. Eh? E quello che scrivi potrà servire a molte altre persone. Pensa che nei secoli qualcuno potrebbe avere l'ispirazione dal tuo racconto per fare questa rappresentazione. Pensa che bello. Purtroppo mi avete convinto, come sempre. Vabbè, vado a prendere il calamaio e poi vengo a darvi una mano a cercare il personaggio. Bravo Leone, bravo. Allora, thank you.
degni di però anche io sono dei dagliosi, mi chiamano così, mi devo fare il personaggio, però. Ma tu pensi che Maria e Giuseppe all'epoca si ritenessero all'altezza del compito che era stato loro assegnato? Io credo proprio di no. E allora vi chiederete, perché accettate? Brava, brava, e oggi è proprio quello che viene richiesto a voi. Accogliere, essere disponibili alla nascita di Gesù. Dai, Giovanni, vai a vedere se arrivano anche gli altri amici, così completiamo tutti. Brava, allora, il tuo bastone.
Padre. Andiamo al prossimo. Dirti, venite. Fra Giovanni, quanto mi vedo. Tranquillo. Visto qua. Bravo, Casovaldi. Oh, che bello. Mi sento bravo. Non è vero. Guarda, Francesco. E mentre... Sì. E pensavo a chi dovevo chiamare, mi è venuta in mente quella parabola di Gesù. Sai, quella parlava di un signore che ha invitato... Pensa da questa parte. Giovanni, dove? La Divina Santa Fuma, la Samaria. Mette il posto lui. Io scendo così. Bravo.
possibilità di ricostruire la nascita. Abbiamo fatto questa immagine di greggio e loro sono stati bravissimi. Qualcuno non sapeva neanche cosa doveva fare, ma è così che deve essere. Viene dato così. Ho questo primo presepe composto così bene, dove sono i frati adesso. Sono la mia. Siamo contenti. Grazie. Questo applauso all'autore, editore e produttore del testo, Don Mario. Grazie a voi, grazie a loro che hanno chiamato su queste scene con il canto e ci ha aiutato a entrare di più nella contemplazione, perché alla fine ci eravamo quasi commossi di guardare, ci sembrava di essere proprio al giorno della composizione del presepe, ed è stata una scena veramente bella. Quindi grazie al coro che ci ha aiutato in questo, a loro, a chi si è prestato, a chi ci ha fatto tutto quello che ci ha permesso. Grazie, grazie di cuore. Preghiera proprio la benedizione e poi per chi vuole andremo nel Teatro Aurora, perché quest'anno abbiamo fatto così. Ringrazio il gruppo di presepi, il nostro gruppo presepi che si è costituito ormai da un annetto, e a cominciare da agosto ho cominciato a preparare quel bellissimo presepi che avete avuto modo di vedere, della Dolorata, per chi vuole cioè, venire a vedere insieme con. Hanno organizzato questo concorso presepi e nel Teatro Aurora verranno proiettati le slide dei presepi che sono state mandate, e vengono anche premiati i presepi che hanno, sono più meritevoli, diciamo che sono stati riconosciuti più meritevoli. Quindi è un momento anche questo per prolungare e vedere l'arte dei nostri ragazzi e bambini, ma anche adulti che hanno voluto mandare a costruire il presepio in casa e poi metterlo davanti. E ringrazio anche il gruppo presepi che da agosto ha cominciato a lavorare e ha prodotto questo bel presepio. L'anno prossimo faranno ancora meglio, è il primo che fanno, ma certamente miglioreranno ancora in questa arte che hanno iniziato a esercitare. Grazie a tutti voi di aver partecipato a questo momento e concludiamo allora insieme. State pure dove siete, così anche seduti, che va bene così. Con un gloria a Gesù Bambino, e lo vediamo tante volte nell'estate, adesso l'abbiamo visto bambino, è un bambino che è lì, che si è calmato e adesso con gli occhi della sorella. No, lei in parte. Un'altra bambina che è insieme, che la sta guardando, mi sta guardando e osservando, e il bambino Gesù, oggi è lui per me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, dei secoli anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, dei secoli anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli anni. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona festa del dono a tutti, buone in teatro. Buona serata.